Grazie Presidente, io sarò molto breve anche se diciamo, la mozione tocca un nervo scoperto perché come hanno detto anche le persone di opposizione, sicuramente questo è un tema che va in contrapposizione tra due categorie, entrambe concessionarie del Comune di Roma, che possono usufruire di una possibilità, cioè di concessione, però lasciatemi dire alcune differenze, insomma, che devono forse far riflettere. Allora, innanzitutto stiamo parlando di concessionari attuali, gli urtisti sono concessionari attuali che non per colpa loro, ma per l'intervento necessario da parte dell'amministrazione per l'attuazione di regolamenti e leggi, per chi non lo sapesse, gli urtisti sono definiti così perché sono venditori di oggetto ricordo storici, che per forza di cose, per la tipologia di vendita che effettuano, lo fanno davanti ai monumenti o proprio in prossimità dei monumenti. Ecco, a fronte dell'intervento del tavolo del decoro che prevede il MIBACT, giunta regionale, giunta comunale, alcuni di questi posteggi sono stati non delocalizzati o spostati in altro luogo perché appunto non è stato trovato un luogo idoneo vicino ai monumenti, ma cancellati. A fronte della cancellazione di una concessione, quindi la Giunta ha pensato di poter concedere una riserva sulle nuove licenze taxi a chi ha già una licenza di concessione nei prossimi e futuri bandi. Quindi non è che si sta riconvertendo una licenza esistente taxi in urtisti o la si sta regalando agli urtisti. Si sta dando la possibilità di esercitare un lavoro a coloro che sono già concessionari con il Comune di Roma, sfruttando quella che è il TUC, il testo unico del commercio della regione recentemente approvato, che prevede questa fattispecie. Non si entra nel merito di quante sono queste licenze, ma si determina una riserva che prevede appunto per coloro che hanno avuto la cancellazione della possibilità di esercitare l'attività, una licenza di altro tipo. E a noi sembra una giusta compensazione, naturalmente vanno preservati gli equilibri nella concessione, vanno valutati poi perché molti di loro non hanno neanche la volontà di esercitare una professione differente. Ad oggi non si entra nel merito della quantificazione delle licenze, ma semplicemente si prevede la possibilità di una riserva nelle prossime concessioni di licenze di nuove licenze taxi. Questo è importante, ecco, concessioni esistenti contro nuove concessioni non esistenti, riserva su nuove concessioni. Secondo me la chiave di lettura è il motivo per cui io invito a votare no a questa mozione. Grazie.